Intanto anche la mia famiglia era cresciuta con l'arrivo del primo figlio Luigi, che frequentava i momenti scout nel gruppo scout diretto dal Nemo primo di Salziani. Ma come dicevo prima, con idee non consone con lo scoutismo cattolico. A questo punto la mia vita cambiò completamente. Con il dottor Orlando, medico Riasco, mio medico condotto e padre di 5 figli, decidemmo di fondare un nuovo gruppo scout che fosse cattolico anche di fatto. Con l'aiuto di un fratello delle scuole cristiane, che era capo scout eletto, di un papà scout nel 77, nacque il gruppo Riasco primo. Non essendo gruppo parrocchiale, scegliendo una chiesetta di mattoni come riferimento materiale e ritenendoci interparrocchiali, frequentavamo tutte le parrocchie di Lugliano. La chiesetta scelta fu la cappella di San Rocco, che allora versava in cattive condizioni. Ma ritorniamo alla chiesetta. Per 30 anni e più lavorai con i ragazzi al restauro. Eravamo in sintonia con il parroco, con due parroci. Era un servizio per tutte le parrocchie, in quanto la tradizione del culto di San Rocco a Grugliasco risale al 1599. Quando la gente mi incontrava per le strade, conoscendomi, mi diceva: dove c'è San Rocco c'è anche il cane. Il cane è morito. Iniziamo anche a far decorare l'interno della cappella, facendo fare la copia della statua del 1599, l'altare, un po' tutto quello che mancava. Queste cose, questi servizi, i laici convinti possono farle forse meglio dei sacerdoti, in quanto sono del posto. Conoscono le tradizioni, godono della fiducia della gente. Un padre o una madre di famiglia, se non diventano corresponsabili, come ha detto Papa Benedetto XVI, come possono testimoniare nella parrocchia, nella società, nell'ambiente in cui vivono? Per certi sacerdoti, i laici devono solo obbedire, fare i servi. La fine della storia è stata triste. Mi è stato detto che dovevo smettere, che se anche avevo il permesso e l'approvazione del parroco precedente, lui, il parroco nuovo ed attuale, non era vero. Adesso è tutto chiuso e ci è stato detto che San Rocco non è stato canonizzato e non è santo. I sacerdoti mancano e in certi casi i laici non possono impegnarsi al posto loro. Mi viene in mente la frase del vescovo francese Monsignor Axel, che diceva: nella mia diocesi ho carenza di sacerdoti, ma ne ho ancora più. La conclusione riguarda il mio passato e il mio caso. Non vedo quale sia il futuro della Chiesa su una società attuale sempre più secolarizzata. Ma noi laici credenti e convinti, soprattutto i giovani, dobbiamo trovare nuove strade per portare Cristo al mondo, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, Papa Benedetto e la Parola di Gesù. Voglio testimoniare la mia fede dicendo che ho sempre lavorato in ogni ambito dove la provvidenza ha permesso la mia presenza. Poi la presenza, ma costante e fattiva,
che spero gradita al Signore per la sua gloria e per amore della Chiesa Cattolica, di cui mi sento onorato di farmi parte. Grazie. Grazie a lei per questa bella testimonianza. Io posso confermare che l'esito di San Rocco è stato quello che dice lei, non del San Rocco Santo, ma della Chiesa di San Rocco. Poi una precisazione teologica: San Rocco non fu canonizzato, ma è santo senza essere canonizzato, perché fa parte di quei santi per i quali venne riconosciuta l'antichità del culto e vennero passati nel santuario senza un regolare processo, che peraltro nel caso di San Rocco sarebbe stato impossibile, perché le fonti non ci sono, o quelle poche che ci sono non sono sufficienti a istituire un processo. E tuttavia l'ampiezza del culto in tutta l'Europa sta a indicare che questa è una figura significativa collegata problema della messa. Grazie a questa, al signor Don Giovanni, per questa bella testimonianza di un impegno in tutti i settori in cui ha messo a frutto i talenti, con la percezione che i tempi non sono più quelli, che bisognerebbe poter trovare qualcosa di alternativo sul piano formativo. Adesso diamo la parola al professor Sartoris. I dermatologi non si chiamavano tanto dermatologi, ma dermatologi.
da a un certo punto tutto secondo me era tranquillo, la mia vita era serena. A un certo punto mi arriva uno shock non era legato alla caduta del cavallo, ma da una lettera che ho ricevuto a casa, raccomandata, riservata sul personale, eccetera, eccetera. Apro questa lettera e mi trovo un bel regalo, una richiesta da parte della massoneria di entrare e di essere iniziato la massoneria. Come facevo? Io sapevo che il direttore della clinica dermatologica, in cui ero in momento, era un massone di alto livello, ma non mi aspettavo questa chiamata, perché io non avevo mai partecipato a nessuna associazione, nessuna. Io sono sempre stato un individuo singolo, così, avevo la mia famiglia, per cui ci ho pensato un paio di giorni, dopodiché ho deciso di non rispondere. Non rispondere vuol dire negare questa cosa, vuol dire essere messi all'università di Torino. Dopodiché mi hanno proposto vari variati e tutto del genere, come andarsi in parte il nome, costituivo un elemento non adatto alla successione. E per cui sono qui andato ad Alessandria e questa è la mia carriera, diciamo. Ad Alessandria, naturalmente, di non aver risposto alla chiamata della massoneria. Per cui a un certo punto ho dato via la decisione per tutto, mi sono messo a fare di nuovo come servizio, buonasera. E qui comincia invece quello interessante, nel senso che avendo anche un piccolo oggetto la mensa dell'epoca, sono stato molto attratto da una stupenda chiesa che è la più grande in Europa dopo la Russia, una chiesa che quando io sono entrato ho sentito un colpo, veramente sono stato colpito. No? Quando avevo cominciato la messa, sono stato estraffatto dalla meraviglia della liturgia ortodossa. Una cosa stupenda, la messa che volevo, ma